GF VIP, Sonia Bruganelli annuncia il suo Giulia Salemio sorge possibili sostitute. Sonia Bruganelli annuncia il suo addio dal Grande Fratello VIP. Dopo due edizioni di fila come opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis ha svelato che per il prossimo anno intende lasciare spazio ad un volto giovane. E così, terminata questa settima edizione del reality show che sta riscuotendo ottimi ascolti in prime time su Canale 5. Sonia Bruganelli si preparerà a dire addio alla trasmissione. Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello VIP proseguirà su Canale 5 fino al prossimo aprile, manca sempre meno alla finalissima dell'edizione più lunga di sempre nella storia del reality show. Al fianco di Alfonso Signorini, fino alla fine di questa edizione, ci sarà la coppia composta da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Entrambe hanno fatto breccia nel cuore del pubblico ma, in vista della prossima edizione del reality show, non torneranno in studio. Orietta Berti, in una delle sue ultime interviste, ha già ammesso che il prossimo anno sarà impegnata nuovamente in Rai. Spera di poter tornare ad essere un volto fisso della trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. Anche Sonia Bruganelli, intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha rotto il silenzio sulla prossima edizione del GF VIP ed ha confermato la sua uscita di scena dal cast. Credo sia il turno dei giovani, ha dichiarato l'attuale opinionista del reality show di Canale 5 quando le è stato chiesto se tornerà per la terza edizione di fila del GF VIP. A quanto pare, quindi, Sonia Bruganelli avrebbe intenzione di mollare la presa e lasciare la sua poltrona ad un volto giovane. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF, come Giulia Salemi o Soleil Sorge, abbiano questa possibilità, ha aggiunto ancora la moglie di Bonolis che ha così ipotizzato i nomi di due possibili sostitute nell'ottava edizione del reality show. Soleil aveva già sostituito Bruganelli a dicembre, quando l'opinionista aveva lasciato per due puntate il suo ruolo nel GF. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione, ha chiosato Sonia Bruganelli. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e chi saranno le prossime opinioniste del Grande Fratello VIP 8. È confermatissima la conduzione di Alfonso Signorini. Complici i buoni ascolti registrati nel corso di questi anni di messa in onda su Canale 5. Il celebre giornalista sarà ancora una volta al timone del reality show, la messa in onda è prevista a partire dal prossimo autunno e coprirà la durata della stagione 2023-2024. Arnasta curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Stai țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, text îi plin de dude. Tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia paradis.